Con spranghe, piedi di porco e violenza fisica rubavano auto di lusso e di grossa cilindrata per commettere altri furti e rapine, come l'assalto ad un bancomat a Trezzano sul Naviglio, fatto letteralmente esplodere con del gas, o l'agguato ad alcuni gioiellieri durante il periodo della fiera dell'artigianato. È ciò che è emerso dall'indagine portata a termine dagli agenti della squadra mobile di Milano, che ha portato all'arresto questa mattina di una banda di criminali per i reati di rapina, riciclaggio e furto pluriaggravato. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono 5, tutte nei confronti di italiani di etnia nomade, residenti prevalentemente nei campi Rom di via Martirano e via della Chiesa Rossa, tutti molto giovani tra l'88 e il 2002 e già con precedenti penali, uno di questi addirittura minorenne all'epoca dei fatti. Parliamo di un gruppo di soggetti che vivono nei campi nomadi di Martirano e di Chiesa Rossa, che con violenza si impossessavano vetture di grossa cilindrata, salvo poi utilizzarle per assalti a gioiellieri, oppure a sportelli bancomat. Le rapine in questione sono 3, commesse nel febbraio del 2020, tutte accomunate da uno stesso fattore comune, la violenza. Sono tutte rapine violente, in cui le vittime vengono aggredite anche con piedi di porco, quindi in modo molto aggressivo. In due in particolare, quelle su Trezzano e sul Naviglio, i proprietari vengono avvicinati da almeno due dei componenti del gruppo, armati di piedi di porco e travisati. In tutte le circostanze vengono aggrediti sia fisicamente che verbalmente. Si appropriano delle chiavi e sottraggono l'autovettura. In entrambi i casi si tratta di autovetture di grossa cilindrata. Anche nell'episodio di Piacenza, con una violenza minore, comunque il proprietario viene spogliato della macchina che verrà utilizzata poi per l'assalto al bancomat nei giorni immediatamente successivi. Nel video si vedono alcuni momenti di questi episodi di violenza e le intercettazioni testimoniano l'aggressività dei soggetti. Oh, capito. Cahinia, spagliaccio! Chi è? Cahinia! Ma ci vedi che è? Dammi Muri, giocheri, muro, non hai mai detto che potente andò va. L'altro episodio di cui vengono accusati i malviventi è il furto ad uno sportello bancomat alla Banca Agricola Mantovana di Trezzano il 15 febbraio, fatto esplodere, come si vede dalle immagini, con del gas acetilene, dal quale riescono a portare via 60.000 euro di refurtiva. L'indagine ha comunque preso il via nel dicembre del 2019 in seguito a 2 rapine, una andata in porto e l'altra solo tentata, ai danni di alcuni gioiellieri che erano a Milano per partecipare alla fiera dell'artigianato, rapine che però al momento non rientrano nei capi di accusa dell'ordinanza. Secondo gli inquirenti, comunque, ci potrebbero essere molti altri episodi collegati a questa banda ed è per questo che le indagini sono al momento ancora in corso.